Direttore Carlo Musa, oggi ha fatto un salto in Serie D per vedere il Pineto e soprattutto il Trastevere, visto che insomma è una squadra che non è lontana tanti chilometri da casa sua. Però facciamo un passo indietro, perché 8 giorni fa, prima della partita con la Viterbese, la classifica diceva una cosa e poi sono arrivate 2 vittorie in altrettante partite, 7 punti nelle ultime 3, 3 risultati utili consecutivi, insomma tutt'altra classifica adesso per il Teramo. Sì, abbiamo raggiunto queste 3 partite positive per noi, quindi siamo contenti, però come ho detto ieri ragazzi, noi dobbiamo mantenere la barra dritta perché questo è un campionato difficilissimo, oggi i risultati, ma anche ieri lo dimostrano. Quindi da domani al lavoro per preparare la partita col Gubbio, che è una squadra molto forte, costruita per un campionato di vertice, quindi dobbiamo recuperare energie perché ieri è stata una partita molto importante dal punto di vista fisico, su un campo pesante a cui non siamo abituati, quindi insomma siamo contenti ma sempre consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto. Guidi l'ha definita la vittoria del gruppo, è convinto di questa definizione da parte del tecnico? È stata la vittoria, l'ennesima, la seconda vittoria del gruppo? Ma sì, siamo contenti di questo perché era una partita in cui avevamo tante assenze per le nazionali, per infortuni, anche poi abbiamo avuto un po' un problema fisico con Viero, con Rosso. Quindi abbiamo però saputo soffrire tutti insieme, ce lo dicevamo da giorni che dovevamo dimostrare un po' di maturità e quindi siamo contenti del risultato e della sofferenza che tutti insieme abbiamo provato nel secondo tempo. Io non so se adesso avete segnali di differenti proprio sugli infortuni, sulle condizioni di Viero e su quelle soprattutto di Rosso, che è sembrato l'infortunio un po' più grave dei due. Purtroppo ancora no, domani vedremo, ci vuole un po' di tempo per capire, speriamo siano solo affaticamenti muscolari, visto comunque il cambio di superficie sul quale abbiamo giocato. Quello di Rosso non sembra proprio affaticamento. No, quello di Rosso no, però gli altri ci auguriamo insomma che siano piccole noie muscolari, ma niente di che. Posso chiederle, visto che abbiamo visto l'assenza di Soprano, che Bellucci non l'ha fatto assolutamente rimpiangere, abbiamo visto una coppia centrale davvero molto molto affiatata, Bellucci molto bene, Piacentini anche molto bene, le faccio una domanda di mercato perché è di prassi, Piacentini è in scadenza, ci state già pensando? Perché il ragazzo insomma sta rispondendo sempre molto molto bene, al rinnovo. Matteo è un giocatore importante per il Teramo, sono tanti anni che gioca qui, è un veterano oramai, anche se è un 99... Ne parleremo, vedremo un attimo, da parte nostra c'è la massima voglia di tenerlo, però poi ci andremo a confrontare con lui, col suo agente, e cercheremo di raggiungere un accordo, ce l'auguriamo. Però diciamo che l'intenzione c'è. Assolutamente, da parte della società sì, però poi le cose si fanno in due, però adesso siamo concentrati sul campo, vedremo nelle prossime settimane con calma.